Alice Valgimigli, 20 gennaio 1994, ruolo portiere, maglia numero 1. Se potessi scegliere un altro numero, penso che manterrei il mio, quindi il numero 1, in quanto bisogna essere numero 1 sia nella vita che dentro il campo. La passione per il calcio mi è nata sin da subito, da quando ero piccola, infatti giocavo alle scuole elementari e soprattutto con mio nonno e mia sorella, per poi trovarmi a calcare i campi da calcio a 11. Nella vita, oltre a giocare a calcio, ho finito la triennale di scienze motorie, mi manca qualche esame e poi discuterò la tesi. L'episodio più significativo della mia carriera calcistica è sicuramente il rigore parato in finale scudetto categoria primavera contro il Torino, che appunto ci ha consegnato lo scudetto. Un ricordo significativo che mi lega appunto al CF Florenzia è senza dubbio la partita del ritorno di semifinale di Coppa Toscana contro Lucca, vinta per 5-3, in quanto noi squadra di Serie D promossa in Serie C, ma loro squadra di Serie C promossa in Serie B. Il mio hashtag è AdMaiora. Questo hashtag perché comunque significa andare sempre avanti e penso che nella vita, come nel calcio anche, non bisogna mai fermarsi ma puntare sempre al massimo. Una ragazza dovrebbe venire a giocare nella Florenza in quanto c'è un progetto, cosa che poi le squadre del calcio femminile hanno, ed è un progetto serio e comunque ci siamo noi. Del calcio femminile sicuramente la cosa che più mi piace è che soprattutto negli ultimi anni vi sono molte più squadre, quindi molte più ragazze che si vogliano dedicare a questo sport, partendo soprattutto dalle pulcine. La cosa che mi piace di meno invece è il calcio femminile, che ancora purtroppo nessuno ne parla, a differenza del calcio femminile in tutti gli altri stati. Il bello della nostra squadra è che non vi sono gruppi, non vi sono persone che sono più legate con qualcuno rispetto a un altro, ma appunto siamo una famiglia e tutti siamo legati con tutte. I sogni di quest'anno sono tanti, per me, per la mia squadra e i miei compagni, però non si dicono perché non si avverano. Ciao, vado all'allenamento!